No, niente, tutte le volte o tutte le volte l'inclinazione sbagliata di pochissimi centimetri, neanche millimetri. Ciao a tutti ragazzi, sono stati benvenuti in questo video, siamo ritirati su Final Fantasy XVI, la cosa che ho appena detto ho appena realizzato essere estremamente ambiguo, però non decontestualizzato, ok? Stavo parlando ovviamente della telecamera. L'ultima volta, per chi non avesse visto la scorsa puntata, ci siamo lasciati con un episodio alquanto adrenalinico perché abbiamo avuto il nostro primo scontro con Odino. Ho dovuto perdere per forza, bastardi, me la paghi a cavolo, maledetto. E poi Clive ha assorbito, dopo un momento tenerissimo con Jill, una parte dell'essenza dell'Icon Shiva. Meno male, ho detto tra parentesi, tra me e me, perché temevo che Jill avrebbe dovuto fare una brutta fine, considerando che qui contavo proprio lo spazio sia per Shiva che per Odino, che sono gli ultimi due Echo rimanenti. Fortunatamente invece è finita meglio. Le abilità di Shiva le avevo giusto lette brevemente la scorsa volta, ma non le ho dato un'occhiata incredibile, quindi ora gli diamo un'occhiata, anche se comunque, già ve lo dico, mi sa che non le userò comunque. Ondata di gelo, Shiva sotterranea in una direzione qualsiasi. Attacca con cerchio durante la scivolata, congela temporaneamente i nemici. Minchia, poi qui abbiamo era glaciale, scagli una frica di frammenti di ghiaccio che respinge notevolmente indietro i nemici colpiti. Tieni premuto il tasto per aumentare la potenza. 3 di attacco e 1 di vacillamento. Poi Marley, scagli diversi frammenti che una volta colpiti i nemici leggeri li attirano verso Clive. Può essere usata a mezz'aria. Tutte robe carine, ma purtroppo la potenza di attacchi che c'è adesso non verrà mai guaiata da nessun Icon. Quindi forse c'è qualche speranza per Odino, perché Odino è l'Icon che one shot abbiamo scoperto. Quindi, o forse lui c'ha qualche possibilità di sostituire Titano. Ma al momento, dai, anche se non uso Shiva, le faccio questo favore e potenzio la sintonizzazione, tra virgolette, che ho con lei, potenziando i due attacchi che comunque utilizzerai con lei, quindi era glaciale e malia. Poi appunto rimane un ultimo spazio, che è quello inerente a Dodino, che chissà quando lo otterremo. Penso che a questo punto lo potrò utilizzare nel post game, perché immagino che sarà parte del boss finale Odino, quindi ce lo giocheremo per il post game, vedrò di tenermelo a mente. Detto ciò, a voi vorrei tanto entro questa puntata andare a visitare l'infermeria per proseguire la missione oltre lo stretto. C'è solo un piccolo problema, ovvero che sono comparse ben una, due, perché qui ce n'è una, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto secondarie. Mi vogliono far soffrire, ragazzi, prima di farmi cominciare il mio viaggio verso Cineria. Direi di partire, quindi visto che mi sono rotto un po' le scatole di queste secondarie, in modo positivo si intende, perché continuano Sono ogni tutti volta cani di che, Rita e Bernoccoli. mica, ogni volta, tutte le volte È un che miracolo che sia voglio avvenuto. andare avanti con la storia, ne compaiono sempre di più perché stanno cercando di scoraggiarmi, vogliono impedirmi di proseguire, ma non ci Cosa ti riusciranno. serve Io in oggi? queste ultime, io queste ultime due puntate che registro oggi, prima di Natale, le farò durare un'ora a testa fino a quando per l'appunto non avrò terminato Lascia tutte le che io ti secondarie. Quindi istruisca. sicuramente questo È nobile episodio. conoscere il proprio posto nel mondo. Dunque, sicuramente questo episodio avrete già visto essere lungo un'ora. Spero che la prossima Come puntata stai? Ecco non duri un'ora, che qui. riesca a Vogliamo. terminare un bel po' di missioni entro questo episodio. Clive! Ti interessa qualcosa? Allora, vediamo. Intanto qui, Madonna. Ah no, sì, ok, perché ha un 1, 2, 3, 4, 5. Ok, l'avevo contato 5 al di Ciao, fuori allora. del rifugio ed effettivamente sono giuste 5. Ne ho contate 5 giuste. Allora, direi di partire con quella che sicuramente gli porterà via almeno 10 minuti. Quindi, problemi dal Fabio 4. Parliamo per la terza Hai vo sentito quarta la volta brutta con notizia? August. Che è Quale successo? notizia? No, che è successo? Ricordi Dravosd? Il villaggio di Blackthorn? Quello con la Eh forgia? sì. Beh, comunque, le miniere sulla strada che porta lì vomitano etere come se non ci fosse un domani. E il villaggio? È salvo per adesso, ma hanno altri problemi. Gli Akashic. Ogni creatura nei paraggi si è trasformata o sta per farlo, a quanto dicono. Zoltan e gli altri hanno le ore contate. Gli serve aiuto. E alla svelta. Doris ha mandato qualche spezza maledizioni, ma non c'è molto che possano fare un paio di scout, a parte farsi sbranare. Se non agiremo al più presto, il villaggio verrà invaso. Ah, partiamo subito con un po' di Non lo d'azione permetterò. stavolta. Come immaginavo. Blackthorn lo sa. Ho pensato fosse meglio evitare. Farebbe qualche stupidaggine.
Dovremmo dirglielo? No, è meglio così. Beh, ecco, non riesco a star fermo sapendo quel che succede. Ci vediamo a Dravos. Sì, sì, problemi da Fabio qua. Da Fabio 4. Questa volta partiamo subito con le botte, non andiamo a parlare con Blackthorn, facendogli vedere qualche cosa che lo turba altamente. E allora, Dravos, da qui, perfetto. Tra l'altro, parlando da Kashyyyk, Odino ho provato a farci il lavaggio del cervello. Lo chiamo Odino, non lo chiamo Re Barnabas, perché Odino da pronunciare è più facile del nome completo del re. Dravos è ancora in piedi. Ha provato a farci il lavaggio del cervello nella scorsa puntata dicendoci che in verità gli Echo non sono altro che del cibo per Mythos, ossia Ifrit, ossia Clive, che mano a mano che li uccide si potenzia, come sappiamo. Perché poi Ultima per lui c'ha altri piani nel suo disegno divino. E poi gli Akashic non sono delle forme corrotte di esseri viventi, ma sono delle forme divine, delle creature che vengono regredite al loro stato primordiale perché appunto impregnate di etere. Ha provato a ficcarci in testa questa idea. Noi ovviamente nessuno se l'è bevuta. È indubbio che anche Ultima ci vuole far credere tutto questo. Sono ancora a nord per lo più. E cercheranno fino alla fine di farci desistere dalle nostre determinazioni. Ma ormai Clive è troppo determinato. Nord, se serve. Dovrebbe farci guadagnare tempo. Quanto basta perché gli abitanti possano barricarsi in casa, se non altro. Ben fatto. Bentornato. Sid. Non l'avrei mai detto. Ma August se l'è fatto scappare. Chi immaginava che il salvatore di Dravos fosse il fuorilegge più ricercato di tutto il regno? Intendi aiutarci ancora? Esatto. Pensavi di potertene andare senza di me? Attenzione all'incontro tra i rivali. Blackthorn. Appunto. Oh, e tu cosa ci fai qui? Uno degli scout parlava a voce alta. Non come il mio amico che voleva tenermi all'oscuro. Zoltan. Quanto tempo? Quanto basta per trasformarci in due vecchi bacucchi, vedo. È così che pensi di scusarti? Idiota. No, no, bacucco è italiano. Io pensavo che fosse una mia espressione dialettale. Per il villaggio e non solo. È vero, sì. Dialettale della mia zona, ovviamente. Ma c'è anche dell'altro. Vulcan, il nostro maestro. Non lasciò la sua carica a entrambi. La lasciò a me, il miglior fabbro di Dravosd, a parte lui, ovviamente. Una tradizione del cazzo, secondo me. Se qualcuno ha talento, devi lasciarglielo coltivare e non chiedergli di risolvere litigi e contrattare per il grano. Il maestro ha sprecato decenni in quel modo. Non poteva accadere anche a me. Così alla fine è toccato a me farlo. Eri tu l'uomo giusto. Sotto di me e i miei ideali, il villaggio non sarebbe durato un anno. L'ho lasciato per dedicarmi al mio lavoro e risparmiarvi le conseguenze. Sarò anche un idiota egoista, ma ho fatto ciò che credevo giusto. Tu dovevi soltanto fare il tuo dovere. A costo di ridurre tutti alla fame? Basta. Non è il momento di litigare. Finirete di darvele quando Dravos sarà al sicuro. Va bene. Tanto ho già detto la mia. Già, anch'io. Scusa, Clive, non avrei dovuto ficcare il naso. Siamo già abbastanza a corto di tempo. Però, dacci un momento, ti va? Devo schiarirmi le idee prima che una Akashic provi a staccarmi la testa. Parla con Augusto quando eri attivati, preparativi, subito parlo. Sei pronto a partire, allora? Non possiamo perdere altro tempo. Non possiamo perdere altro tempo. Hai ragione. Ma è meglio fare un'ultima chiacchierata con gli scout. Meglio non avere brutte sorprese, no? Ah, Blackthorn. Tu e Zoltan fareste meglio a rimanere all'interno... Akashic in movimento! Quanto sono vicini? Si vedono dalle mura e dalle miniere ne stanno arrivando anche altri. Ah, che stavo dicendo riguardo alle sorprese? Se restiamo all'aperto ci travolgeranno. Dobbiamo ritirarci dietro i cancelli. Buona idea. Andate dentro, ma tenete pronte le armi. Ricevuto.
parlato di remote delle secondarie, cosa fai che arriva sono la remote delle case? Se devo. Beh, speriamo che non serva. A mo' di furia di Monster Hunter. Quando gli scout sono dentro, ordina agli uomini di barricarvi. Niente ultime resistenze da eroi, chiaro? Evita di combattere se puoi. August ha ragione. Ho visto come gli Akashic riducono le armature. La gente qui è forte e determinata, ma non ha l'equipaggiamento per affrontarli. Io vado lì fuori. Iniziate con i cancelli appena sono uscito. Vi farò guadagnare più tempo possibile. E se ti uccidono? Evacuate. Ma non ce ne sarà bisogno, ne sono certo. Spero che tu abbia ragione. Prenditi cura di Dravost finché non torno. Ci penso io. E fai vedere a quei cosi chi sei, va bene? Allora, chi è la prima faccia avanti? Ah, oh, ok. Un po' di bestiole. D'accordo. Chi è il primo? Ah, minchia. Minchia, sono io e Clan, siamo metti che fondamentalmente siamo entrati scimmiosi con le battute, cazzo. Ho buffato tantissimo la prima battuta. Comunque, da quanto ho capito, la lore di Valistea vuole che ai tempi dei primordi tutto fosse inondato di ete e che tutto fosse sotto il controllo dell'unico essere divino che a quanto pare è appunto la creatura più potente di tutto il mondo, sia ultima, da quanto ho capito. Quindi ai tempi dei primordi tutte le creature erano sotto il suo controllo grazie al flusso dell'etere, perché lui è fatto di etere. E le creature più potenti dopo di lui, ossia gli Ekon, erano state concepite come fonte di nutrimento per in verità l'Ekon più potente di tutti, ossia Mythos, che e invece a quanto pare c'ha il ruolo tipo del distruttore del mondo che poi riporta ad una rinascita. Questa è la lore di Final Fantasy, del mondo di Final Fantasy XVI. Dove è riassunto un dio egoista megalomane di sto cazzo vuole fare come cazzo gli pare. Minchia, lo one shot, l'ho distrutto. Vai, sì. Sta giù. Raga, voi non avete idea di quanto io soffro al solo pensare che dopo queste due mega puntate che registro oggi non solo posso chiudere le puntate inerenti a questa settima settimana prima di Natale nella mia linea temporale. Beh, vabbè, di Tongo i fuori a Gashi che ho la vita che non vede più il cone. Non immaginate quanto soffro solo pensare che non solo queste sono le ultime puntate che registro prima di Natale e poi le devo passare a fare secondarie su secondarie, ma poi io dopo le vacanze di Natale non posso immediatamente permettermi di registrare, a dire la verità, perché c'ho altre cose un po' più importanti a cui pensare. E già so che al massimo potrei concedermi di registrare forse, 4 puntate al massimo a settimana. Dipende da quanto sarò lanciata a registrarle o meno. È per questo motivo che io avrei voluto completare Final Fantasy XVI entro Natale, così poi gennaio sapevo già che registriamo poco. Qui. Allora, Clive, avresti dovuto imparare pare che... Lei è molto figo! Questo è nuovo! È una chimera, bello! Chimera del Canyon! Bene che... Questo è talmente cazzuto che non si è ancora trasformato, e meno male! Ho visto una chimera simile in un video di Final Fantasy XIV! Ma ora che ci penso... E anche in qualche altro vecchio Final Fantasy, ora che ci penso! Sì, no, ora che ci penso l'ho visto, sapete dove? In Final Fantasy 5, come fiamma liquida.
L'avevo beccato per sbaglio nella zona del deserto ed era tipo un super boss segreto che ovviamente non potevo ammazzare come ho messa quando l'ho visto la prima volta. Sono dovuta scappare via come il peggio Pokémon di Pokémon. Quindi sostanzialmente questa è una chimera dal design classico da Final Fantasy. Ma quanto bello realizzare, ragazzi, che questo Final Fantasy ci sono tanti di quei bestioni che non hanno cambiato faccia rispetto alle loro vecchie versioni. Cioè basta solo pensare agli Aegon. Cioè Ifrit è il classico Ifrit che a cui pensiamo tutti quanti quando voce di caglia la capra congela e il serpente fulmina. Cioè se noi pensiamo ad Ifrit pensiamo alla bestia che c'è in questo Final Fantasy, per dire, perché cioè, corrisponde all'immagine che abbiamo noi dell'Ifrit classico di Final Fantasy. Shiva uguale, però Shiva non è che ha mai cambiato molto il suo design in Final Fantasy. Garuda invece, Garuda io non posso dire perché Garuda nel Final Fantasy che ho giocato da bambina non c'era mai stata praticamente, quindi l'hanno ripresa. Titano c'ho in mente che in Final Fantasy XV tutti quanti dicevano che sembrava Kratos di God of War. Dai ragazzi, mettiamolo, l'avete pensato tutti quanti, non l'ho pensato solo io, pirla. Invece questo è molto, invece il titano che c'è qua è molto più elfico per via delle orecchie. Poi che ci abbiamo? Vabbè, Bahamut che invece è il classico sì dragone dal corpo serpentino, ma poi è anche una viverna praticamente, perché è la prima volta che l'ho visto senza gli arti anteriori. Poi che abbiamo la Fenice, che invece la Fenice da quel poco che so c'era come Esper nei primi Final Fantasy. Da quanto so c'era. Ah, yeah. Ramu, anche Ramu però il design che ha avuto è sempre stato più o meno quello. E poi per finire c'è Odino, che anche lui non ha mai troppo cambiato il suo aspetto nei vari Final Fantasy. Cioè è sempre stato il cavaliere con le lemo, con le corna, eccetera. Forse anche l'Odino più ridicolo di tutti sotto questo aspetto è quello del 13. Ora, la domanda è... Non dico altro. È rimasto qualcuno? Tra l'altro, l'Odino di quel Final Fantasy è legato al potere del fulmine. Sei ancora tutto intero? Ne ho fatti fuori il più possibile. Vabbè, però l'elemento il non più conta. Possibile, dice? Direi tutti quanti piuttosto. O quasi. O quasi? Sì, alcuni hanno cercato di superare il muro, ma ci abbiamo pensato noi, non preoccuparti. Bene. Sappiate però che ne arriveranno altri. Sì, è vero. Ma ci penseremo a tempo debito. Torniamo dentro. L'ho già cambiata la spada? Sì, ok, sì, questa è quella di Shiva. Sid, sei ancora più impavido di quello che si dice in giro. Hai fatto venire gli incubi a quei mostri Akashic. Quasi mi dispiaceva per quelle bestie. Ma più che altro ho provato gratitudine. Dravost sarà in debito con te. Temo solo di aver rinviato l'inevitabile. Quel flusso di etere non se ne andrà. Il che vuol dire che ogni creatura vivente che capita in quelle miniere tornerà ad attaccarvi. E questo solo se il flusso resta lì. Se si espandesse, beh, il villaggio avrebbe i giorni contati. Può anche darsi, ma noi rimaniamo in ogni caso. Con i flussi di etere che nascono ovunque, un posto vale l'altro. Ma la cosa più importante è che è a casa nostra. Fortificheremo le mura settentrionali. E faremo i turni di guardia notte e giorno. D'accordo. Allora vi daremo una mano a rafforzare le difese. Quanto a te, Blackthorn,
È la seconda volta che aiuti Dravost quando ne ha bisogno. Quindi... grazie. Non avrei dovuto stare via così tanto. E non me ne sarei dovuto andare senza aver prima parlato con te. Puoi dirlo forte. Anche se dubito che ti sarei stato a sentire. Io ho sempre... invidiato. Facevi sembrare sempre tutto facile, mentre per me non lo era affatto. Andandotene mi hai dato la scusa perfetta per odiarti. Da quel momento non ho mai smesso di chiedermi cosa sarebbe accaduto se fossi rimasto. Ma quel che hai detto prima era vero. Saresti stato la morte di questo posto. Finalmente siamo d'accordo su qualcosa. Speravo che alla fine avresti capito. Hai tenuto vivo questo villaggio. Vivo, sì. Forse anche ricco, ma... Dravost non è più come un tempo. Il nostro lavoro era l'orgoglio della Dalmechia. Ora facciamo le stesse cose tutti i giorni. Perché è facile e fa guadagnare. L'arte del mestiere non conta più. Non manderei i miei figli in guerra con la robaccia che fanno molti nostri fabbri. Io mi sono fatto il culo per migliorare. Ho provato a dare l'esempio. Ma a nessuno importa. Gli apprendisti del castello hanno più passione dei fabbri che abbiamo al momento. Torna da noi, Blackton. Ricorda a Dravost come è fatto un vero mastro fabbro. Pur di lavorare insieme nella stessa forgia, sono anche disposto a usare il mantice. È una gentile offerta. Più di quanto mi meriti. E vorrei accettarla, ma sono necessario altrove. Alcune persone affidano la vita al mio acciaio e non posso certo deluderle. Capisco. Ma ciò non toglie che possa venirvi a trovare. Vediamo di riaccendere la passione per il mestiere qui al villaggio. Sarebbe bello. Però tu fai in modo che la prossima volta Snotty mi faccia passare. Conoscendolo, lo farebbe a prescindere. Blackthorn, il grande fabbro diventato fuorilegge, di nuovo nelle mie grazie. Non l'avrei mai immaginato. Direi che è andata molto bene, non credi? Meglio di quanto sperassi. Sid, ho qualcosa per te. Hai ottenuto l'incudine incrinata da Zoltan. Cosa sarebbe? L'incudine rotta. In segno di eterna gratitudine. Ma ho intenzione di farti un regalo ben più grande. I progetti di una certa spada sono stati tramandati dai capovillaggi per generazioni. Aspetta un attimo, Zoltan. C'è un motivo se da secoli nessuno forgia quella spada. Non c'è stato un fabbro all'altezza. Il tuo carbon fossile fa un acciaio notevole e ho imparato a eseguire una filatura che farebbe invidia a Odino. Ma le incisioni farebbero piangere qualsiasi gioielliere. E non sono soltanto decorative. Hai dimenticato il motivo che ti ha fatto tornare a Dravost? Un certo anello ti dice niente? Sapevo che non ti avrei mai superato con martello e pinze. Quindi... mi sono dedicato a un altro tipo di lavoro. Io e te insieme non abbiamo nulla da invidiare ai migliori mastri artigiani che siano mai esistiti. Sai che ti dico? Forse hai ragione. Clive, non ti dispiace se Zoltan viene a rifugio, vero? È sempre il benvenuto. Basta che mantenga il segreto. Bene. Zoltan, prendi gli attrezzi. Abbiamo una leggenda da forgiare. Ok, nessuno dice niente. Concludete il discorso di prima. Credo che in questo Final Fantasy l'idea che fin da subito ti fa dire ok, questo Final Fantasy ha perlomeno dei mostri da design... vecchio stampo, sono sicuramente quelli che te lo dicono in primis, Ifrit e poi Bahamut,
perché messa a confronto con gli Ifrit e gli Bahamut dello precedente Final Fantasy 6-15 di ormai 7 anni fa, avevano quest'ultima aveva un design completamente diverso. Cioè Ifrit, per farla molto breve, era un uomo cornuto che mi faceva cagare, lo ammetto, devo ammetterlo. Mentre Bahamut era sempre un uomo ma in un'armatura alata che sembrava tipo... cioè non dico un Transformer, ma quasi un Transformer con la faccia umana. Cioè aveva questo... Final Fantasy 15 aveva tutto un suo stile, giustamente, ma lo riconosco perché anche il 12 aveva tutto un suo stile. Gli Esper classici erano stati aggrediti a delle navi imperiali, per dirci, in Final Fantasy 12, e gli Esper effettivi erano altri e... Che c'ha praticamente soltanto Final Fantasy 12 ed ogni perché non so che sono gli Esper lì, cioè era, ce li ha solo quel Final Fantasy lì perché rappresentano i segni zodiacali, siccome il 12 era il 12 è anche il numero dello zodiaco, quindi hanno detto facciamo degli Esper esclusivi. Infatti non se li ricorda più nessuno, poveri, me li ricordo solo io, li voglio vedere solo io quegli Esper. Ah, voglio avere solo io con le bestie. Stavamo giusto per iniziare con la spada che ti ho promesso. Sai, niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il tuo aiuto. Ricordi, Camille, per l'impugnatura useremo la pelle lavorata da lui. L'acciaio, invece, sarà temprato nel fuoco che brucia il carbon fossile che ti ha dato Zoltan. L'affilatura della lama sarà ottenuta grazie alla cote proveniente dalle isole. La Madonna, prendete, usate tutto. E il tocco finale sarà dato dalle incisioni del mio abile collega. Un lavoro di squadra guidato dal miglior fabbro al mondo. Su, via. Aspetta che sia finita prima di dire così, no? Bene. Quando vuoi sono pronto. Attenzione. Allora diamo inizio all'opera. Che carica, perché mi danno per la forgiatura di una spada. Tanto non la potrò mai fare adesso, perché mi serviranno dei materiali che ora non ho sicuramente. Che mi venga un colpo. Ci siamo riusciti. Forse te la regalano subito davvero. Bella. La leggendaria spada invincibile. Ragnarok. È davvero notevole. Sono certo che la tratterai bene. Grazie. A tutti e due. Questa messa che... Quindi, adesso voi due siete gli artigiani più bravi del mondo? No. Abbiamo soltanto seguito le orme dei grandi dell'antichità. Ci vorrà ben altro per ritagliarci un posto nella storia. Ma accettiamo la sfida. Tieni. Una lista di materiali. Sulla via del ritorno da Dravost, io e Zoltan abbiamo parlato. Crediamo che con questi oggetti potremo creare un'arma superiore perfino a Ragnarok, degna di un fuorilegge leggendario come te. Mi piacerebbe proprio vederla. Mi occuperò della lista. Speravo che lo dicessi. Una leggenda alla volta, va bene? Prima di iniziare con la prossima, chi ha voglia di brindare a un'amicizia ritrovata? Ottima idea. Non bevo più per scordarmi il passato. Finalmente ora ho qualcosa da festeggiare. Eccellente! Fate largo agli eredi di Vulcan! Ah, mi fate chiudere il discorso? Bene, mezz'ora solo per la prima secondaria. Volevo farla fin da subito questa perché sapevo che mi avrebbe portato via un bel po' di tempo. Progetto per Götterdämmerung. Schema che illustra i passi necessari a forgiare una spada in grado di uccidere una divinità. Ecco, questa. Questa credo che sia l'arma che mi terrà una volta che potrò forgiarla fino al boss finale. E qui ecco c'è già la Ragnarok che posso già impugnare però. Le antiche leggende cineriane affermano che un giorno l'era di dominante giungerà al termine in un epico scontro tra Eikon che incenerirà la terra epurandola dalla malvagità e permettendo nella rinascita. Tale scontro è detto Ragnarok. 325, minchia, 25 danni in più e di vacillamento. Cazzo, adesso la metto subito rispetto a quella che ho adesso.
Molto bene, questa l'abbiamo fatta. La prima su 8. Allora, prima di dare un'occhiata a quanto danno farà Gotterdam e Gug, qui cambiamo subito e mettiamo la Ragnarok. Talmente anche colorato di giallo. Problemi da Fabio 4, che succede qua ancora? Non immaginavo che io e Zoltan ci saremmo parlati di nuovo. Figurarsi lavorare insieme. Beh, non sarebbe successo senza di te. Sei stato un vero amico, Clive. Il migliore. Ok. Forgio qualcosa. Vediamo per un po' la Rotterdam. Voglio solo vedere cosa mi serve. Minchia, 375 di danno, raga. 3 ricalchi, 2 neracciai e un corno da battaglia primitivo. Questi ultimi due non so chi cazzo me li regala. Mentre lo ricalco invece mi pare che me lo regalasse il tizio, cioè tipo come cazzo si chiamava, il Severo, il Severian. Però l'ho già ammazzato, dove li ottengo questi? Boh, no aspetta, allora, attenzione però, lo ricalco si può ottenere anche da altra gente, mentre ne acciaio con un tappatello primitivo sono esclusivi di due ricercati a testa. Se Ragnarok è stata forgiata per celebrare la guerra delle divinità, allora Gotterdammerung, che significa tramonto delle divinità, in tedesco ovviamente, è stata forgiata per celebrare la caduta delle stesse. Cioè, se l'altra celebra la guerra, questa ne celebra la caduta e di conseguenza sarà la lava che trafiggerà ultima. Non appena finalmente lo distruggerà, Dio santo, non appena lo potrò distruggere. Tanto lo so che poi in verità, cioè quello che potrò trafiggere effettivamente, semmai sarà il re e non ultima che verrà trafitto magari da una spada infuocata di Ifrit. Che stravolgerà l'equilibrio che aveva scritto ultima per lui. Tornate da me. Disegnando un nuovo mondo, nonché nuovo ordine, dove Mythos lo aveva utilizzato da ultima. Lo aveva utilizzato da ultima per disegnare il mondo, distruggere il mondo come intende lui. Vabbè, sì, un mondo dove per l'appunto potremo finalmente decidere quel cazzo che vogliamo fare senza una divinità come Yokuya che te ne rompe i coglioni tutte le volte. L'ho detto, questo Final Fantasy XVI non ha nulla di nuovo nelle narrazioni, ma rispetto a Final Fantasy XV dove hanno provato a narrare cose nuove e non si sono riusciti a trattarle bene queste cose nuove, perché io ripeto, in Final Fantasy XV non ho capito un cazzo della trama, cioè della base, la piaga dei demon, chi l'ha capita? Io non mi ricordo più niente di Final Fantasy XV perché avevano narrato la storia di merda. Come l'hanno riscritta l'Enterprise, intendo. L'hanno riscritta 30 volte la trama in quel titolo di Final Fantasy che ha avuto 150.000 problemi, non si capiva ad un certo punto dove cazzo volevano andare a parare e ogni, di conseguenza ogni trama, sottotrama di quel gioco è stata buttata al vento dalla mia mente fondamentalmente. Cioè, no, anche se mi sforzo di ricordare, non mi ricordo più la trama di Final Fantasy XV. L'unica cosa che mi ricordo è Plot Twist inerente a Villain, basta. L'unica cosa che mi ricordo è quella dove lui svela che guarda, in verità io, mega spoiler perché non ho mai giocato a Final Fantasy XV, quindi occhio a questa parte del video, io in verità sono un vecchio membro della tua casata reale che è stato maledetto dagli dei perché dopo aver assorbito troppa energia oscura dai demon per fare del bene alla gente, gli dei hanno detto no guarda sei troppo, c'è troppa oscurità dentro il tuo cuore, non ti accettiamo come erede dell'ultimo cristallo rimasto, ma che cazzo! E quindi mi è rimasto impresso quello perché mi è dispiaciuto. Ma per il resto, la storia di Propto, la storia di Glad, mi è rimasto in testa un pochino, cioè, la storia di, le storie inerenti dei tre amici per approfondire le loro personalità, ok, ma poi dopo, ma il finale alternativo che hanno inserito nel DLC inerente è Innis, ma ne vogliamo parlare, ma Dio santo, ma perché l'avete messo direttamente nella storia principale, quel finale bellissimo dove Noctis decide di andare ad affrontare l'ultima sfida della sua vita non da solo ma insieme ai suoi amici. Perché? Perché non avete potuto scrivere una storia decente fin dall'inizio? Perché avete dovuto spendere i soldi, far spendere i soldi alla gente soprattutto in 150.000 DLC che poi non arrivano da nessuna parte. Non arrivano da nessuna parte i DLC di Final Fantasy XV. Perché riscrivere la storia 100 volte? E fa spendere 100 euro in più alla gente perché alla fine in totale contato tutti i DLC saranno 100 euro in più affiancati 70 euro base di Final Fantasy XV.
Perché fa spendere tanti soldi alla gente per cercare di giungere alla fine di un groviglio che avete creato voi fin dal principio? Perché non avete fin da subito pensato al quadro giusto della situazione? Perché le storie complicate si possono fare, però le si può fare se ce le hai presenti fin da subito. Perché cazzo, cioè non puoi cambiarle in corsa, capito? Sono peggio di me questi. E se è possibile che sia ben difeso quanto le fonderie. Ma perché io ogni volta che faccio un passo, ragazzi, non posso muovermi con calma che voi mi parlate sopra? Quindi capite la questione, cioè a me questo Final Fantasy 16 lo riconosco che non sta raccontando assolutamente nulla di originale per quanto riguarda le trame eccetera, però è godibile, è godibilissimo, mi sta piacendo un sacco, mi sembra di essere tornata bambina con la gestione delle trame. E di questo ne vado, e di questa sensazione ne vado assai contenta, ed è per questo motivo che io consiglio vivamente questo gioco a chi ha una PS5 e soprattutto a chi pensava che ormai la saga di Final Fantasy fosse spacciata, perché io dopo il 13, il 14 non lo contiamo, e il 15 pensavo che fosse irrecuperabile. C'è stato poi World of Final Fantasy di mezzo, ma quello è uno spin-off caruccio, che io ho trovato caruccio e che consiglio, però... Cioè, io dopo prima di questo Final Fantasy 16 pensavo che la saga fosse ormai spacciata, un po' come un po' come Pokémon adesso, che sta presentando segni di irrecuperabilità nonostante l'ultimo Pokémon a livello di trama mi sia piaciuto, ma purtroppo a livello tecnico sappiamo tutti quello che penso, cioè chi mi segue sa già quello che penso del lato tecnico, del comparto tecnico e dell'esperienza di gioco di Pokémon Scarlatto e Violetto, nonostante la trama che è stupenda. E invece questo, fortunatamente questo Final Fantasy mi ha fatto scoprire che per questa saga c'è ancora qualche speranza. Io temevo che sarebbe risultato una merda condita come un gioco contemporaneo, che... e invece è un Final Fantasy perfettamente in linea con lo stile dei giochi contemporanei, dei titoli con videoludici contemporanei, proprio a livello di stile di gameplay. E poi anche la trama, incredibilmente, è godibile. Mi hanno dimostrato che la Square Enix sono qua a scrivere storie. Io pensavo, ripeto, che dopo il 13 e 15 fosse ormai spacciata la saga, che non ci sarebbe mai stata speranza per questo titolo. E invece, sorpresa delle sorprese, meraviglie delle meraviglie, non è nulla di originale la trama, lo riconosco, ma... è una trama come si deve, perché non pensate che anche i primi di Final Fantasy fossero originalissimi a livello di trama. C'era sempre un, da quanto ho letto, signor oscuro del male che rompeva i coglioni ai protagonisti, che poi imparavano che per uscire dalle situazioni bisognava restare uniti, credere nella causa, nella propria causa, che alla fine è sempre quello che si racconta in questo Final Fantasy qui, se ci pensate. I protagonisti ce la stanno facendo perché sono determinati a portare a compimento i loro ideali. E anche i primi Final Fantasy erano tutti così, se ci pensate. Final Fantasy 7, solo per dire, Final Fantasy 7, perché ce la fanno? Che io non l'ho mai finito, però so come va a finire. Perché ce la fanno? Perché nonostante tutte le 150.000 avversità che si ritrovano davanti, alla fine continuano a crederci, a non perdere mai la speranza, e nonostante le 1.000 avversità che si ritrovano davanti, i 1.000 plot twist, comunque, unendo le forze, trovano la forza per arrivare alla fine vittoriosi. Stessa cosa in Final Fantasy 10, stessa cosa nel 12, nel 13 la volevano rifare ma non ne parliamo, nel 15 pure volevano fare la stessa cosa, ma per vari trame che avevano cercato di stroricare non ce l'avevano fatta cadere l'idea. Quindi se ci pensate in Final Fantasy, la trama, di qualsiasi trama, ha sempre avuto questa base. Poi dopo chi preferisce un titolo, chi preferisce un mondo, chi preferisce tali personaggi di questo titolo 1, questo titolo 2, questo titolo 3 è un altro discorso. Ma qui si sta parlando di raccontare una storia bene, di far sì che lo spettatore, in questo caso il giocatore, rimanga coinvolto nella trama. E per cui, visto che ho raccontato 150.000 volte che il 13 non c'è riuscito, il suo sequel ci è riuscito perché vabbè, è perché ha forse strutturato meglio dell'1. Poi dopo però ripensando ci fa cagare pure quello. Il 3 del 13 mi ha fatto schifo. Il 15 c'aveva speranza, Cristo, partiva bene. Poi dopo ad un certo punto andava a fanculo la trama. E quindi da quel momento in cui la trama andava a fanculo io non ce l'avevo più fatta a seguire.
Questi invece siamo partiti in quinta, stiamo ancora andando in quinta, in un crescendo contiguo che d'altro po' arriviamo alla marcia settima della macchina. E incredibilmente mi stanno ancora convincendo. La trama non è ancora caduta, non ho ancora perso punti, non ho ancora perso colpi per quel che mi riguarda. Vai, detto questo. Ah, Sid! Ciao! È proprio l'uomo che speravo di vedere! Scusate, non ce la faccio quando mi parte il pippone! Non dirmi che ti serve altra cenere! Oh no! Ne abbiamo ancora parecchie! Sto cercando di dar vita a un'altra invenzione del capo. Stavolta è una nuova fonderia. Ha un tetto a riverbero in cima per una maggiore termoamplificazione e un sistema di rigeneratori reciproci di ricircolazione diciamo solo che scalderà un sacco, molto più di qualsiasi cosa Blackthorn usi nella sua forgia, poco ma sicuro. Solo i motori a mitril scaldano di più, ma non può infilarci dentro i minerali e far uscire i metalli. Il problema è che non possiamo costruirla con i pezzi vecchi recuperati. Ci serve roba nuova. E so che una volta hai aiutato Elena a fare proprio questo. Per caso aiuteresti anche me? Volentieri. Se è per il bene del rifugio, lo faccio volentieri. Oh, certo, te lo garantisco. Quindi, esattamente, che tipo di roba devo trovare? Ecco, qui ho un paio di esempi. Noi li chiamiamo echi sferici. Materiale dei decaduti. Quindi questa fonderia è davvero molto simile a un motore a mitril. Proprio così, un po' come i fumaioli. La ceramica dei decaduti gestisce benissimo il calore. E per di più, è direzionale. Il trasferimento di calore è dall'interno all'esterno. Ma questi affari sono esterno al 100%. Allineandoli con il tetto, rifletteranno tutto il calore dritto dentro la fornace. Ne abbiamo recuperati il più possibile e io so dove trovarne altri. Il problema è che sono sorvegliati dai loro cugini grossi e brutti. Quindi vuoi che visiti delle rovine, distrugga gli echi e porti qui le sfere che custodiscono? In breve è così, sì. Ce ne mancano soltanto tre e sappiamo esattamente dove sono. Un eco è sulla via dell'Ambra, nella rovina chiamata Piuma Perduta. Un'altra eco è a Fruscio Silente, in Dalmecchia. L'ultima eco è nelle rovine di Avvento, che si trova nell'Impero. D'accordo. Fammi gli auguri. Oh, cazzo. Certo. Terrò incrociate tutte le dita di mani e piedi. Oh, cazzo, Aga. Raga, credo che questa... Piuma Perduta, Avvento e Fruscio Silente. Dobbiamo trovare un altro porto. Raga, una San Barco, una Rosario e una Dalmecchia. Io temo tantissimo. Minchia. Io spero che non mi conducano verso. Cioè, io mi auguro che sta gente non sia la gente di classe S. Io ho paura che si stia parlando qui dei vestiti di classe S. Speriamo bene. Comunque, voglio chiudere il discorso dicendo che Final Fantasy, comunque per quel che riguarda me, almeno per quel che riguarda me, è passata la storia dei videogiochi per essere una saga che ha sempre avuto delle trame molto coinvolgenti e fantastiche. Cioè, fondamentalmente io Final Fantasy lo gioco sì, perché per i combattimenti, per i mostri, perché mi piacciono i fantasy, ma principalmente Final Fantasy dall'alba dei suoi tempi, dal primo titolo che è mai stato pubblicato, ha sempre puntato a intrattenere i giocatori con... Ho sbagliato strada, vabbè, faccio il giro largo. Intrattenere i giocatori con una trama. Una trama coinvolgente che li tenesse attaccati. Cazzo, raga, tutti Akashic. Quanto è inquietante sta roba.
Vabbè, passo per di qua. Ho dimenticato di fare scorta di pozioni, ne ho solo 4 su 6. C'ho un po' d'ansia, ragazzi, perché... Allora, non dovrei incappare nei super, nei super ricercati, come li chiamo io, eh. Non dovrei. Comunque, sto avendo la netta sensazione del fatto che... le prossime missioni saranno molto più rapide di queste, perché queste qui che sto facendo adesso sono le missioni che mi potenziano. Adesso ho tenuto la spada. Allora, vediamo. Torna un po' a casa. Devo accogliere gli occhi sfeci, non dovrebbe essere difficile. No, l'ho chiamata perché voglio prima vedermela con questi. Allora, che fortunatamente sono questi. Io temevo il peggio. Sai cosa? Ok. Infilata. Ma va a cagare, Giada. Sei una deficiente. Aia! Ma proprio sono proprio una incoglionita. Arranca! Suolo e pietra! Cioè, se qualcuno poi mi viene a dire già tra la guardia che questo fa fantasy, l'unica cosa che ha bella è la trama, perché per il resto il mondo fa cagare, ma sono anche per certi versi d'accordo con voi, perché sicuramente ad esempio l'open world di Final Fantasy 15 è 10 volte più bello di Balistea. Però, ripeto, per Final Fantasy non si sapeva dove cazzo voleva andare con le trame, e di conseguenza per quel che mi riguarda non è... cioè, non si capiva un cazzo in quel Final Fantasy, capito? Vediamo dov'è questa ecosferica. Dai. Ecco qui. Molto bene. Me ne mancano due. Allora, la prossima è qui. Dov'è? Qui. Allora, io vado dritto. Cos'è questo? La mano di Dione, vabbè. Allora, vado dritto per di qua, poi giro a sinistra. Allora. Corri come il vento. Raga, scusatemi se prima mi è partito il pippone, ma quando mi viene da parlare di queste cose non ce la faccio a giocare anche nel frattempo, perché nel mentre gioco mi distro. Quindi piuttosto sono stata ferma 10 minuti a parlare di sta cosa per l'ennesima volta. Non si è capito, ma ci tengo particolarmente a farvi capire che questo paraffetto si lo sto apprezzando. E che questa cosa mi sta che mi ha resa molto contenta. Cioè, era letteralmente tipo... cioè, non esagero, la cosa migliore che poteva capitare quest'anno. Disco qui che l'ultimo Final Fantasy fosse un Final Fantasy finalmente decente. Come nei vecchi tempi. Sai cosa? Ripeto, dal punto di vista tecnico non sarà un cazzo in confronto al 15, che però non sapevo dove cazzo, cosa cazzo volesse raccontare. Però a me sta piacendo per i motivi. Cioè per me questo Final Fantasy però c'ha, ripeto, una trama che ancora adesso si sta reggendo in piedi. E per me questo è un buon motivo per giocarselo. E sono due. Ne resta una. Questi disordini sono una manna per le casse, eh? Allora, dov'è che è? Qua. Esperimenti super scientifici. Cazzo, qui non ci sono mai andata. Ho certi pesaroni. Quasi, raga, non ci sono mai andata da quelle parti. E il punto è che...
Cioè, delle volte mi verrebbe da dire che o fanno una cosa o ne fanno un'altra in questi ultimi tempi. Poi sarà per il fatto che stiamo vivendo un periodo a livello videoludico che cioè, stanno, c'è troppa roba, c'è troppa offerta e di conseguenza si sente il bisogno di sfornare il prima possibile roba, perché alla fine, da quanto ricordo, d'accordo, Square Enix in questi ultimi anni ha pubblicato un bel po' di giochi. Ecco qua l'ultimo team. Qui! No, aspetta, aspetta che questi spammano protezione, aspetta che li ammazzo subito. Vai! Conseguentemente a quanto posso ne ha risentito un po' anche questo Final Fantasy 16, cioè perché è stato anche del 7. Forse. Magari fin da subito ho detto, raga, visto che già sappiamo che costerà troppo fa una roba alla Final Fantasy 15, magari penso che fin da subito sistemiamolo così. Cioè, quindi con le mappe chiuse alla Final Fantasy 12. Secondo me fin da subito, forse proprio perché già sapevano che altrimenti ci avrebbero messo troppo, hanno detto raga non facciamo troppe pretese, non pretendiamo troppo da noi stessi fin da subito, troppo, non facciamo una roba a fare pretese 15 che costerebbe troppo, pensiamo fin da subito a farlo così, fare Fantasy 16 e concentriamo a far bene, a rendere memorabili le parti principali della storia. Trovate tutte. Adesso Owen si può calmare. Secondo me è andata così. Negli studi di Square Enix per questo Final Fantasy 16. Onde evitare di fare un gioco meraviglioso a livello tecnico, a livello di mondo eccetera, ma poi non avere il tempo di fare delle cose a livello di trama decenti, secondo me hanno detto ragazzi non ci sono abbastanza soldi, facciamo sono direttamente così di una via di mezzo. È un miracolo che si reggano in piedi. Sarà per questo quindi che ho letto brevemente che questo Final Fantasy 16 non ha venduto quanto si sperava, perché per appunto non ha un mondo iper dettagliato come era quello precedente. Probabilmente sì. Ma questo mi dispiace moltissimo. Raga, ormai sarò ormai fuori dai tempi con questa serie per quanto riguarda questo gioco, perché un altro po' e questo gioco fa finalmente un anno. L'Enterprise, intendo. Però, cioè, io continuo, io anche se sono fuori tempo ormai per questo gioco, per quanto riguarda il periodo in cui sto portando questo gameplay, continuo a dire, raga, se non avete ancora questo gioco, avete una PS5, compratevelo. Ah, Sid, non pensavo di rivederti così presto. A meno che allora, non siate già giunti alla conclusione con questo gameplay che la trama vi faccia cagare, io vi dico recuperatevelo, perché secondo me la trama qui la trama piace a molti. Ecco Sferica, sicuramente i decaduti avevano uno scopo diverso per questi congegni da gettare in una fonderia e si farebbero beffe di noi che li utilizziamo in questo modo, così come gli umani di oggi gridano di un goblin che usano il granaggio di precisione per decorare il proprio corpo il capo. Per fortuna buone. Ovvio. Tieni. Bene, splendido! Grazie davvero di cuore! Le metterò subito nella fonderia. Lascia che ti presenti la fornace Telamon. Niente male, vero? Uno splendore. Mi hai salvato un'altra volta, Sid, e la tua buona azione verrà ricompensata come si deve. Non serve. La mia borsa è già abbastanza elastica. Oh, non dire io così. Direi di no. Sono certo di poterla migliorare ancora un po'. Ma secondo me potresti comprarmene una più grande.
E quella fibbia? Sembra un po' rigida. Potresti allentarla e guadagnare un altro po' di spazio. Mi si sceglie la borsa. So anche come fare. Con una nuova lega a cui sto lavorando. La fornace Telamon era quel che ci serviva per perfezionarla. È un metallo, quindi è bello e forte. Ma anche... beh... elastico! Incredibile, vero? Metallo elastico. Beh, se insisti. Così si parla. Ti piacerà, vedrai. Oh, comunque dopo questa chiudo la puntata. Ho fatto solo 2 secondari su 8, però chiudo la puntata perché sono a 56 minuti di registrazione. Allora, che ne pensi? È davvero molto ingegnoso. Grazie, Owen. Non dire niente, te lo sei guadagnato. Comunque volevo far pratica con l'uso di quel metallo. Al rifugio potremo utilizzarlo in 1000 modi. Ora non me ne viene in mente uno, ma... è il nostro lavoro, no? Trovare nuovi modi per rendere la vita qui più facile. E magari anche per gli altri fuori. Un giorno tutto il mondo saprà delle invenzioni che grazie a te abbiamo potuto creare. La tua borsa sarà solo la prima di tante, te lo garantisco. Non crederanno ai propri occhi, già. Ma adesso posso fare il cosplay di Mary Poppins. Oddio, livello 41, sì! Allora, mi auguro borsa per pozioni ampliata. Se la stessa lega esotica usata per creare la fibbia di questa borsa venisse usata per forgiare un'armatura, questa potrebbe sicuramente essere indossata anche dai cavalieri dal ventre più prominente. Beh, effettivamente. Inventario massimizzato. Allora, qualche puntata fa abbiamo massimizzato la potenza delle pozioni, massimizzato adesso la borsa. Ho sbloccato l'arma, penso che mi terrò fino alla fine del gioco, non appena potrò forgiarla. E allora adesso posso portarmi 8 pozioni, 5 mega pozioni, 4 infusi e 4 infusi di qualsiasi tipo. Tasche grandi e ben rifornite, trofeo guadagnato. Bene ragazzi, dalla prossima volta direi che forse le prossime missioni dureranno meno di queste 2 che ho fatto in questa puntata, sia perché io ho perso tempo a parlare, ma anche per il fatto che erano le 2 missioni che mi potenziavano ulteriormente, quindi forse le prossime missioni durano un pochino meno se perdo troppo a parlare. Comunque, per concludere il mio mega discorso in maniera definitiva, questo Final Fantasy XVI lo sto trovando non un titolo perfetto, ma sicuramente degno del suo nome. Detto ciò ragazzi, se questo episodio vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Nel caso in cui temiate di esservi perso qualcosa, vi ricordo che in descrizione a questo video trovate il link alla playlist completa su questo gameplay e il link al mio profilo Instagram per concludere nella sezione community. Intanto esce qualche nuovo post. Detto ciò, noi ci vediamo alla prossima!